Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta tonno, pomodorini e rucola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, pasta corta, sale, rucola, olio evo, mandorle, parmigiano grattugiato, pomodorini tagliati in quarti e tonno sott'olio. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle. E le facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la rucola. L'olio ed azioniamo il bimby per 7 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il parmigiano ed azioniamo il bimby per 7 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il tonno. Ed azioniamo il bimby per 5 secondi a velocità 5. Trasferire il composto in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale. Aggiungiamo intanto nella ciotola con il tonno e la rucola i pomodorini tagliati in quarti ed amalgamiamo bene. Mettere l'acqua nel boccale, aggiungere il sale e portare ad ebollizione per 8 minuti. 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la pasta e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 11 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è cotta, scolare la pasta, versarla nel condimento, e amalgamare bene, servire subito oppure conservarla in frigo e servire fredda. Pasta, tonno, pomodorini e rucola. Grazie e alla prossima ricetta!